Pronto? Mamma, noi dobbiamo fare il video del Winter Camp. Oggi siamo in compagnia di tre delle nostre cirpiui, giusto? E dite, intanto presentatevi. Ciao, mi chiamo Nina. Io Sabrina. Io Maya. Ok, Nina, Sabrina e Maya. E ci vogliono parlare di un'esperienza che si è conclusa da un mesetto circa. Giusto. Raccontateci. Il 2, il 3 e il 4 gennaio 2019 siamo andati al Winter Camp di Cheerleading a Cesenatico. In quanto eravate come squadra Peewee Energy, ma allora, partecipare? Nina, io, Maya, Rebecca, e Beatrice, Sofia Gatta e Sofia Elena. Sette. Ma eravate da sole là o c'erano altre atlete? No, c'erano delle cheerleader che venivano dalla Svizzera. Ok, quindi eravate due gruppi. Sì. Break your chains, we have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Oh, oh, oh. Col fatto che non tutte della vostra squadra partono per questi camp, come fate nel caso manchi qualcuno nel group stunt? Ci arriva, cioè se mancava uno spotter di uno stunt, si mischiavano, quindi veniva o una di noi delle cioè, dalle Svizzere o le Svizzere da noi ci mischiavano. Ah ok, perfetto, quindi creavano anche un po' di integrazione in questo modo. Cosa vi facevano fare là? Quante ore vi allenavate? Dove stavate? Noi siamo a scuola, così. E, ci allenavamo dalle 4 ore alle 5 ore, di solito 2 ore e mezza la mattina e 2 al pomeriggio. Dopo gli allenamenti magari si andava a fare un giro in centro, oppure si faceva le sceme in camera. Si può dire sceme? Qual è stata la cosa che vi è piaciuta di più del Winter Camp? A me mi è piaciuta di più andare sui trampolini. A me è piaciuto molto andare sui trampolini, però c'è qualcuno che copia. In ogni caso a me è piaciuto molto anche quando ci hanno fatto ci hanno insegnato delle prese nuove, ma con dei metodi un po' strani. Tu sei strana! Diversi da quelli a cui eravate abituati. Sì. Tipo, che prese avete imparato? Ad esempio, abbiamo imparato l'avvitamento dove la Sabrina, lei doveva buttarsi giù da un materasso. Da un materasso. Da tre materassi. Da tre materassi, girando. Sulla trave fare il liberty. Ok. Questo modo là. Che sarebbe il liberty, fatelo vedere. Sarebbe
5, 6, 7, 8, 9, 10. Che non ci sto. Anche questo sono fatti. Ok, il cambio della gamba. Internazionali e volevo dire che sono stati molto gentili con noi e ci hanno fatto imparare nuove cose. Come vi siete trovati con questi coach? Erano simpatici, ma soprattutto capivate l'inglese? Io no. Io devo dire che secondo me ho già fatto questo camp varie volte e tu inizi a capire quando arrivi alle medie e inizi a studiare l'inglese alle medie. Infatti io capivo la metà delle cose. Sì, anch'io. Per esempio, io capivo lei pochissimo. È comunque piccolina. Non sono piccola. Ma avevate qualcuno che vi traduceva o no? Sì, avevamo la nostra insegnante che si chiama Simona e lei di solito ci traduceva se non capivamo, ma di solito noi riuscivamo tranquillamente a dialogare. Tu hai detto che hai fatto anche altri camp, in che senso? Quando li fate i camp? Abbiamo fatto dei camp estivi, di solito si andava anche in piscina o al mare, però con degli allenatori diversi. Cioè ogni volta cambiano questi allenatori? Di solito sì, gli anni scorsi ne avevamo uno che si chiamava Kenny, e Tyler e Drew. Ok, quindi, ma sono sempre coach internazionali comunque. Sì, gli altri erano americani o canadesi, non mi ricordo. Beh, sono una bella esperienza. Sì. Camp. Altri camp fanno parte tutti della Spring, che è un gruppo fondato da Kenny che gira per il mondo. And they never gonna hold us back. The sea is
everything you're fighting for.